Dovrai voltare pagina e vivere la tua vita. Trovare il tuo destino. Attento, calma! Stavi parlando nel sonno. Che tipo? Gris? Non adesso, sono occupato! Quella canzone l'ho scritta io, tanti anni fa. Quando tocchi un oggetto evochi le sue immagini, percepisci il suo passato. È un eco della forza dall'oggetto. Solo pochi Jedi ne sono capaci. Tu come fai a saperlo? Una volta ero un Jedi, ma ora non più. Ti conosco? No. Ma conoscevo il tuo maestro, Jarrod Apal. Lui era un vero guardiano della Repubblica. Un vero eroe. Ascolta, mi è successo qualcosa durante l'epurazione. Sono sopravvissuto, ma la mia connessione alla forza è danneggiata. Quando medito, se abbasso la guardia, io perdo il controllo. È come se tornassi a quando... Sei sopravvissuto, Cal. E non sei solo. Ora non più. Stiamo arrivando a destinazione. Questo è Bogano. Un Jedi l'ha scoperto prima dell'epurazione. Non si trova su nessuna mappa. L'impero sa della sua esistenza? No. Allora? Qual è il piano? Ci nascondiamo qui? Basta nascondersi, Cal. Vedi quella struttura laggiù? In quella cripta si trova la chiave per rifondare l'ordine Jedi. Ma solo qualcuno potente nella forza supera la prova. E non essendo più un Jedi, hai bisogno di me. Lo so che non ti fidi di me. E anch'io non so se fidarmi di te. Ma abbiamo un nemico comune. E una causa comune. Saprai di più sul mio piano quando sarai alla cripta. Ma... prima però... c'è qualcuno che vuole conoscerti. Che la forza sia con te. Quindi bisogna trovare un Jedi. Ma se qui ce n'è già uno, perché Sira ha bisogno di me?
sembra un buon posto per meditare. Devo solo concentrarmi. Ehi, BD1. Sono Cal. Sì, sto bene. Sto solo cercando qualcuno. No, non sei tu. Sto cercando un Jedi, credo. Che cosa? Tu conosci il Jedi? Che cosa sai? Aspetta, dove vai? L'hai sbloccato. Grazie. La cripta di cui parla Sir. La persona che cerco sarà dentro. Una fune. Come sapevi che funzionava? Aspetta, non lo sapevi? Attenzione! Non è stabile! È come al cantiere di demolizione. Sei stato coraggioso. Stai bene? Aspetta, posso darti una mano? Me lo permetti? Oh, va bene. Dunque, il braccio connettore è andato, ma questo dovrebbe aiutarti a muoverti per ora. Ecco fatto. Prova così. La cripta. Anch'io stavo andando lì. Certo. Beh, prima dobbiamo capire come uscire da qui.
BD, è un po' strettino per me. Tranquillo, troverò un'altra uscita. Per chiunque vivesse qui, questo era un magazzino per cibo e provviste. Un po' stretto, ma dovrebbe funzionare. Questi rampicanti vanno da qualche parte. Spero resistano. Sì, sto bene. Uno stim di guarigione. Sei pieno di sorprese. Molto meglio. Grazie, piccolo droide. E adesso proviamoci di nuovo. Va bene. Ecco, benvenuto a bordo. Allora, come sei arrivato? Non ricordi? Mai visto un droide smemorato? Siamo d'accordo. Ehi, una cassa. La apriamo per prendere dei rifornimenti? Dove te ne vai? Cosa c'era là dentro? Grazie, BD1. Dobbiamo andare lì. Lo sento.
Ci vediamo lì. Oh, come corri! Hai barato, BD? Va bene, te la sei meritata. Forse. Incredibile. Lui? Tutto bene, BD? Ben fatto, chiunque tu sia. Hai superato la prova che avevo lasciato e hai ottenuto l'accesso alla cripta e a questa registrazione, una delle tante criptate immagazzinate nel droide. Io sono il maestro Ino Cordova. E anche se non conosco il tuo nome, conosco il tuo scopo. Il destino dell'Ordine Jedi è riposto nelle tue mani. Questo posto, questa cripta è un tempio sacro, realizzato dalla civiltà ormai scomparsa degli Zeffo. Meditando qui ho avuto una premonizione attraverso la forza, una visione di sventura. Ho nascosto all'interno di questa cripta un holocron Jedi che contiene una lista dei nomi e delle posizioni dei giovani sensibili alla forza in tutta la galassia. Andando avanti troverai la camera interna della cripta, ma c'è anche un'altra prova. Posso affidare l'holocron solo a qualcuno che abbia seguito il mio cammino e che lo comprenda. Vai alla ricerca delle tombe nascoste dei tre saggi e impara a percepire i misteri della forza come facevano gli Zeffo. Il droide ti fornirà tutto ciò di cui hai bisogno per superare questa prova. Va sul pianeta natale degli Zeffo. Lì potrai trovare pace nell'occhio del ciclone. Buona fortuna, Jedi. E che la forza sia con te. Così sei tu il mio compagno di viaggio. Sì. Sai, sono solo da un po' ormai. E il mio unico scopo è quello di nascondermi. Questa non è vita. Non per un Jedi. Né per un droide. Forse aveva ragione Sir. Non dobbiamo più nasconderci. Ehi, ti andrebbe di conoscere qualcuno dei miei amici? Ho trovato quello che volevi che vedessi. Ce l'hai fatta. Aspetteremo.
Amico mio, pare che gli Zeffo provassero interesse per Datomir. È strano che una cultura così pacifica provasse una tale attrazione per un posto tanto oscuro. Impiegheremo di meno per il ritorno. Cos'è questo posto? A questo posto il Jedi studiava questa strana sfera. Avverto ancora il suo entusiasmo. Andiamo, BD1. Hai superato la prova. Quindi sapevi di BD1? Vieni a bordo, ne parliamo dentro. Oh, BD1, lui è Grease. Ehi, Grease! Cos'è quello? Giù dal mio divano! Giù dal mio divano! Vai, scendi giù, scendi giù! Questo è BD1. Sta con noi. Non mi importa chi è con chi. Avete idea di quanto sia difficile rimuovere l'olio dal tessuto in pelle Botolli? In realtà, no. Oh, spero tu abbia trovato qualcosa di meglio di questo droide. Su, rilassati, Grease. Ce l'ho fatta. Dici tutto, Cal. La cripta è stata costruita dall'antica civiltà degli Zeffo. Il maestro Jedi Ino Cordova ha nascosto una cosa all'interno. Di cosa si tratta? Di un holocron degli archivi. La lista dei giovani sensibili alla forza. La prossima generazione dei Jedi. Lo sapevo! Ah, Cordova, vecchio pazzo! Lo conoscevi? Certo! Tanto tempo fa sono stata la sua apprendista. Cordova era un solitario. Io e questo piccolo droide siamo forse gli unici a sapere di Bogano. No, scusa, aspetta un attimo. Un olo che? Un holocron. Immagazzina informazioni accessibili solo ai Jedi. Aspetta, deve essercene uno qui. Usa la forza. Qui è il maestro Obi-Wan Kenobi. Mi addolora riferire che sia l'ordine dei Jedi che la Repubblica sono caduti. Con la lista dei sensibili alla forza, possiamo ricostruire l'ordine Jedi e sconfiggere l'impero. Allora, che problema c'è? Prendiamolo! L'olocron è nascosto dentro la cripta e per trovarlo dobbiamo seguire il cammino di Cordova. Ha detto qualcosa sul pianeta Datomir e su quello natale degli Zeffo. Bene, adesso che si fa? C'è tempo di preparare qualcosa da mangiare? Senti, prima di tutto, ho una domanda da farti. Come mai non sei più un Jedi? Ho avuto un'esperienza che ha cambiato le mie prospettive. E di conseguenza mi sono tagliata fuori dalla forza. Però vuoi ricostruire l'ordine?
Credo che ricostruire l'ordine sia la migliore possibilità che abbiamo contro l'impero. Tu che ne pensi? Non possiamo continuare a nasconderci dall'impero. Non abbiamo altra scelta. Cal, finché sei in vita, avrai sempre un'altra scelta. Sei con noi? Sì, certo. Datomi lo zeffo. A te la scelta. Thank you.